Ok, eccoci qua. Piacere ancora di stare insieme, ci siamo messi 2 o 3 mesi fa e abbiamo accettato con grande piacere l'invito da parte di Marco e Janet di essere di nuovo qui insieme a voi. Vorrei quest'oggi riflettere su uno degli argomenti, penso che caratterizzano la nostra vita quotidianamente, e sia quello di avere un esempio e di seguire un determinato esempio. È bello vedere che ci sono diversi giovani anche qua e penso che per loro ancora di più è importante avere un esempio. Noi sappiamo che da quando noi siamo nati, i nostri primi esempi chi sono? Mamma e papà. Vedo mamma, vedo papà, si comportano in un certo modo, vivono in un certo modo, fanno qualsiasi cosa, quindi diventano un esempio, il nostro primo paragone. La prima persona con cui abbiamo una sorta di relazione e osserviamo sono i nostri genitori. Dopodiché andiamo a scuola, all'asilo, alle superiori, in qualsiasi contesto sociale questa cosa inizia a evolversi, diventa per noi un esempio di una determinata cosa, magari un amico, dei altri parenti e così via. Per un credente è molto, molto importante avere bene in mente chi è il proprio esempio. L'esempio che cos'è? Una persona che è un esempio. È un modello che noi vogliamo imitare. Ossia, quando io vedo una persona che per me valuto essere un esempio, ha una determinata caratteristica o modo di fare o abilità che io reputo buona, giusta, e che vorrei avere anch'io, e quindi imito, lo prendo come esempio, lo voglio seguire. Oggigiorno nel mondo vediamo una grande varietà di confusione nell'avere esempi. Nel mondo abbiamo una miriade di esempi. Aprite internet e trovate l'esempio che più vi aggrada, di cui avete bisogno. Trovate dalle storie più assurde, come sette religioni che nascono su internet e quant'altro. Quasi si sta costruendo il Dio fai da te. Vediamo qualche personaggio che ha avuto un certo impatto sulla nostra umanità. Sapete chi è costui? Steve Jobs. Steve Jobs nel suo ramo è stato un esempio, è riuscito dal nulla a creare un impero economico. La sua passione erano i computer, la sua passione era quella di sviluppare e di sfidare sempre di più l'innovazione. Possiamo dire che per Steve Jobs l'innovazione era il core della sua vita. Tant'è vero, è lui che ha portato iPhone sul mondo, ha fatto nascere iPad, è un mondo di tecnologie che fino a quel momento era sconosciuto. Molti prendono Steve Jobs come esempio. Attualmente Steve Jobs non c'è più, è morto. E si sa, un po' tempo dopo, Steve Jobs, che era una persona bravissima, intelligentissima nel suo campo, ma poi quando si parlava la sua capacità di relazione, specialmente ad esempio con chi lavorava con lui, si viene a sapere che era una persona che era un po' maniacale, che entrava il lunedì mattina, se un determinato obiettivo non si era raggiunto, riusciva a mandare a casa, a licenziare anche un determinato ramo di sviluppatori, perché aveva l'obiettivo da raggiungere, quello di riuscire a risolvere un problema tecnico di programmazione e così via. Quindi lui segava un ramo delle persone che venivano licenziate dall'oggi al domani.
È un esempio da seguire. No, non del tutto probabilmente. Se vuoi avere come spirito di innovazione, puoi prendere spunto magari. Abbiamo altri personaggi. Questo lo conoscete? Gandhi. È stata una persona buonissima. È una persona che ha girato, che è stato uno dei... è stato il fautore principale dell'indipendenza dell'India e di un combattimento contro il colonialismo in un modo pacifico. Lui ha sempre detto: non bisogna alzare le mani, non bisogna rispondere con la violenza. E quindi per diversi al mondo oggigiorno anche personaggi come Gandhi sono un esempio da seguire. Anche Gandhi però non c'è stato. Poi conoscete questo? Questo è proprio per i giovani. Amy Winehouse. Una ragazza giovanissima che ha avuto una voce speciale, particolare, proprio bellissima. Riusciva a interpretare, a cantare e lasciare rimanere colpiti milioni di persone. E nella sua vita ha avuto, quei pochi anni che è vissuta, un grandissimo successo. Molte teenagers l'hanno preso come esempio, no? Perché aveva questa particolarità, la capacità di cantare. Eppure lei, io non voglio essere negativo, non vi faccio vedere solo bene, però lei è morta di che cosa? Overdose. Come mai una persona che ha avuto questo grande questa grande dono della voce, questo grande successo, ammirato da milioni di persone, è arrivata a suicidarsi praticamente? Poverino. Ora, voi conoscete Marco probabilmente a questo punto meglio di me, ma anche Marco ha dei difetti. No, davvero. Dei grandissimi difetti. E uno dei principali è che lui non è un adoratore di questo signore qua. Lui è diversamente romanista. Anche questo personaggio sportivo è ammirato, specialmente se vi avvicinate sempre di più verso Roma, è quasi adorato come una divinità. Personaggio che aveva grande capacità calcistiche, interpretava benissimo, giocava per la sua squadra, riusciva a far gioire milioni di persone e molti hanno preso lui come esempio e così via. Ci sono tantissimi personaggi. Questa personaggio anche ha colpito molto l'umanità, ha lasciato il segno. Lei è Madre Teresa di Calcutta, lei che ha lasciato la sua vita, è andata in India, ha fondato un ordine per aiutare i poveri. E vorrei vedere che questo non sia un buon esempio, una persona che si dà per gli altri. JFK, anche lui è stato un personaggio molto importante. Poi, sotto il punto di vista politico, molti hanno cercato di imitarlo perché ha avuto una grande popolarità, una grande capacità di parlare, oratoria, è vissuto in un periodo storico, politico, americano molto delicato con la crisi cubana e quant'altro, ed è rimasto un esempio per molti. Però questi hanno una caratteristica, tutti questi personaggi. Qual è? Possono morire, sì, sono umani. Sono degli esempi umani. E automaticamente, avendo visto tutti questi insieme di personaggi, ci può venire la domanda: chi stiamo imitando in questo momento? O seguendo come modello della nostra vita? Vogliamo diventare calciatori? Cantanti? Inventori di nuove tecnologie? Vogliamo lasciar perdere la nostra vita e andare in un paese povero a servire i meno fortunati, i più bisognosi? Chi è il nostro esempio? Chi stiamo seguendo?
Sapete, questa è una domanda molto importante che bisogna quotidianamente farsi, perché a volte potremmo rimanere sorpresi nel vedere che non stiamo seguendo un giusto esempio. La seconda domanda: chi mi circonda? Chi mi sta intorno? Colleghi al lavoro, compagni a scuola, la famiglia? Riconosce nel modello l'esempio che sto seguendo? Un calciatore, magari con i suoi amici subito riconoscono, ecco, lui, il suo giocatore preferito è Icardi, quindi segue, vuole diventare un bomber come Icardi. Oppure tra le amiche, lei canta quotidianamente le canzoni di Amy Winehouse o di Madonna o non so, altre cantanti attualmente che sono di moda. Perché vuole imitare, quindi chi ti sta intorno riconosce chi è l'esempio nella tua vita. Quindi avere un esempio non ha un risvolto solo personalmente, a livello personale, ma anche esteriormente per le persone che ti circondano. Hai un impatto e riesci a trasmettere l'esempio che tu stai seguendo. Vogliamo vedere adesso anche, andare un po' più vicino alla parola del Signore e vedere la lettera dei Filippesi. Tutti noi conosciamo la lettera dei Filippesi in un modo perfetto, a memoria. Allora, chi è l'autore della lettera dei Filippesi? Giacomo? Abramo? C'è qualcuno che lo sa? No. Paolo? Ok. Sappiamo in che data è stata, scritta? Questa è un po' più difficile. Non sono dati importanti. Non ce ne facciamo niente, se usciamo da qui ce li scordiamo, va benissimo, l'importante è ricordarci la parte più importante e centrale. È stata scritta tra il 53 e il 62 d.C. I destinatari, questo è un po' più semplice. I Filippesi, quindi principalmente la chiesa che si trova a Filippi e lì nei dintorni. Quindi questo la facciamo vedere. Sapete dove si trova Filippi? Attualmente, se parliamo di una nazione in cui si trova la vecchia Filippi. Voilà. Eccola qua. Filippi sta qua sopra. Ok, non si vede il puntatore, sta là sopra. Ed era uno dei tragitti che Paolo ha, dei luoghi che Paolo ha visitato durante uno dei suoi famosi viaggi, no? Che lui, pensate, questo partiva da Gerusalemme a piedi con qualche amico e si è fatto tutta questa strada, e non una volta, ma due, tre volte, bene, si è fatto dei giri in tutta questa zona, e all'epoca non avevano macchine o altri mezzi di trasporto comodi. Ma lui aveva un esempio, lui aveva un obiettivo, lui voleva predicare Cristo, tant'è vero che lui a un certo punto lo dice, no? Non venni tra di voi a sapere altro fuorché Cristo e lui crocifisso. Quindi l'obiettivo suo era quello. Leggiamo adesso un attimo anche Filippesi, il brano. Ok, la formattazione non ci aiuta in questo, quindi leggiamo Filippesi capitolo 2 dal versetto 1 all'11. Si trova nell'Antico Testamento. Ogni tanto bisogna fare queste domande per vedere qualcuno che si mette subito a cercare nell'Antico Testamento Filippesi. No, scherzo. Leggiamo, c'è qualcuno che vuole leggere per noi? Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini.
Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Grazie. Quanto è importante. Allora, questo brano, secondo me, ha dei risvolti sconvolgenti per la vita di un credente. Se noi lo leggiamo, cerchiamo di approfondirlo, di entrare, di capire cosa sta dicendo qua Paolo, come sta descrivendo il Signore, sono dei spunti che possono, anzi sicuramente, possono sconvolgere la nostra vita. Quindi, per definire qualcuno, qualcosa, un esempio, per dare a uno l'onore di essere l'esempio della mia vita, o meglio, che io possa identificarlo come prima, ha bisogno di alcuni fattori, di avere delle caratteristiche. Ecco, sta sotto, non si vede. Bisogna, la prima caratteristica, fattore che deve avere è devo capire chi è questa persona che io sto per reputare esempio nella mia vita. E la seconda, che cosa ha fatto. Quindi prima devo capire chi è che sto analizzando per definire, decidere se è un mio esempio, e la seconda è che cosa ha fatto questa persona. Ora, nel brano, noi abbiamo letto, quindi l'animazione di questo computer non va molto bene. Ok, quindi questo sono versetto da 5 a 11, l'ho un po' colorate per tirare fuori alcuni spunti. Versetto 5, abbiate voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Cristo Gesù è la persona che stiamo per analizzare, ok? L'abbiamo messo in giallo. E non solo Cristo Gesù, ma anche il quale. Questo significa che nel proseguo dell'argomento del testo lui sta parlando sempre di Cristo Gesù. In rosso, se vediamo un po' come viene definito questo personaggio. Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ok, questa è una prima riassunto di come Paolo descrive ai fratelli di Filippi e dopo qualcosa quasi come 2000 anni a noi Gesù Cristo. E non solo non si ferma lì, giù alla parte finale, dove iniziamo sempre in rosso, affinché nel nome di Gesù, quindi spiega ancora, parla del personaggio, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, in ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, quindi qui si parla di signoria alla gloria di Dio Padre. In verde ho cercato di evidenziare quello che lui ha fatto, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ora, questo è quello che lui era, questo è il riassunto, e questo è quello che lui ha fatto. Quindi io mi rendo conto che a volte non è abbastanza moderno Gesù, è un personaggio di 2000 anni fa. E per i giovani dire io seguo Gesù, io sono cristiano, magari si vergognano perché non è moderno. Voglio lanciare a questi giovani una sfida: portatemi un personaggio di tutti i personaggi che vi possono contornare, trovare su internet o dove volete, che è Dio e che ha dato se stesso per te. Allora, se voi mi riuscite a portare un personaggio del genere, posso darvi ragione. Magari anche quel cantante, quel sportivo può essere un giusto esempio per la vostra vita. Né Amy Winehouse, né JFK, né nessun altro è simile al nostro Signore.
Ma nella nostra analisi, Cristo è degno di essere l'esempio nella nostra vita? Allora, Paolo, da buon scrittore, elenca diverse caratteristiche del Signore Gesù. Prima, incoraggiamento, parla di incoraggiamento. Il nostro esempio che stiamo analizzando da incoraggia, perché dice nel capitolo 2, versetto 1, se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo. Ora, l'approccio del brano è, diciamo, in una forma letteraria che vuole enfatizzare, elevare, che Cristo ha tutte quelle caratteristiche, perché Paolo non ha dei dubbi nel dire se vi è qualche, perché quel se è ipotetico. Lui sta partendo dicendo ok, facciamo finta e mettiamo tutto in dubbio, ok? Se c'è questo, quest'altro, portando, chi legge la lettera, a una conclusione ovvia, che Cristo è degno. E Cristo è, e c'è incoraggiamento in Cristo. Possiamo dire sì o no? Quando siamo a terra, con le gomme bucate, e dobbiamo cambiare la ruota, e siamo soli, abbiamo un compito in classe, non abbiamo capito nulla della spiegazione del professore, siamo, cioè, signor, dove mi metto le mani? Quale pagina del libro apro? Apro, sembra latino, greco, quello che volete voi. In Cristo c'è incoraggiamento. E spesso noi possiamo, per esperienza, anzi sicuramente per esperienza, possiamo dire sì, in Cristo c'è incoraggiamento. E non solo, c'è conforto, perché Paolo nel suo discorso continua, mettendo l'ipotesi, che non è una reale ipotesi, se vi è qualche conforto d'amore. Siamo stati feriti, stiamo male emotivamente nel nostro cuore, qualcuno magari ci ha accusato ingiustamente o qualsiasi cosa, quello che volete voi. Quante volte il Signore si è chinato e ci ha dato conforto nel dolore, nel momento di difficoltà? Non so se Francesco Totti l'ha mai fatto con qualche suo tifoso. Probabilmente no. Comunione di spirito. Questo trasmette il concetto di intima unione. È quel momento in cui tu sai che il Padre, Dio e il Signore Gesù ti conoscono in modo così intimo che nessuno, neanche la persona più vicina a te, che può essere tua moglie, tua madre, tuo padre, quello che volete voi, la persona più vicina a te non riuscirà mai a conoscerti. Comunione, c'è unità, è veramente quella persona ti conosce addirittura meglio di te stesso. E continua sempre logicamente con il sé. Se vi è qualche tenerezza di affetto, quante volte ci siamo sentiti amati da Dio? Spesso ce ne accorgiamo quando la cosa è passata, ci giriamo e vediamo nel percorso della nostra vita il Signore che ci ha dato una mano sulle spalle, una carezza, perché in quel momento stavo a terra, mi ha incoraggiato e mi ha dato amore per rialzarmi. E ancora compassione. Ed è per compassione, per amore, per grazia che noi siamo qua. Ha avuto compassione nella nostra situazione, perché a volte pure noi ne combiniamo di bene. E Gesù comunque ha compassione, ha amore verso di noi, ci vuole rialzare. Queste sono caratteristiche che potrebbero darci un aiuto nel definire se Cristo è degno. È una delle caratteristiche che maggiormente colpisce. Cristo è venuto per salvarci e per dare guida all'essere umano, e non si vuole fermare solo.
Dio nel suo immenso piano perfetto ha voluto che ci fossero delle realtà locali, delle chiese, che non è questo bel ufficio, questa bella sala, ma che sono le persone, affinché in comunione uno accanto all'altro potessero adorare, amare il Signore, amarsi e crescere insieme ed essere non una piccola luce, Marco, che è il responsabile, ma essere tutti quanti una luce affinché qui c'è un faro che giorno e notte illumina, così che le persone da lontano riescano a vedere una luce per avvicinarsi e conoscere chi è questa luce. Oggigiorno noi sappiamo che oltre all'esempio è fondamentale anche l'unità. Una delle cose che il nostro caro nemico, il diavolo, punta è quella di dividere. Inizia a dividere nelle famiglie, inizia a dividere tra amici, nelle coppie, nelle chiese. E questo Dio non lo vuole, lui vuole unità, che ci sia unità. E questo significa, ecco perché Paolo elenca, attenzione, qui si parla di un medesimo pensare, essere uniti ed avere un medesimo pensare. Per avere un medesimo pensare dobbiamo essere d'accordo che questo libro qua è un libro ispirato da Dio, in cui Dio si è rivelato all'umanità, e in questo libro Dio espone il suo piano di salvezza, e su questo Dio noi vogliamo costruire la nostra vita. Medesimo pensare, un medesimo amore, che non sia un amore di interesse ma un amore disinteressato, avendo qualcuno come esempio, Gesù, che non ha avuto un amore personale, egoistico per salvarci. Lui ha dovuto soffrire per salvarci. Il suo amore è stato un amore immenso, e in questo lui sta diventando, già vedete da analisi, se è degno di essere il nostro esempio, a essere il nostro esempio, nell'avere un medesimo amore. Un animo solo, essendo un animo solo, questo sottolinea l'importanza dell'unità. Significa che dobbiamo sempre essere tutti al 100% d'accordo? No. Grazie a Dio non è così, io non sono sempre d'accordo al 100% con mia moglie, lei dice grazie a Dio perché non poteva essere della mia opinione magari. Però avere un animo solo significa anche un unico obiettivo, è quello di a volte vedere se la mia idea o il mio obiettivo non è così importante quanto l'unità, posso rinunciare, oppure posso dire ok, seguiamo il tuo modo di approcciare, perché magari Dio si sta rivelando in questo modo, essere umili. Provate a fare una cosa del genere in una riunione nel vostro ufficio. Volano computer, mouse, almeno parlo un po' per esperienza, tu sei molto. Un unico sentimento, quindi si sottolinea. Essere di un unico animo ha un unico sentimento d'amore, di rispetto, di voler incoraggiare, di avere un amore verso chi sta fuori, che passa davanti a casa nostra, con cui parliamo in ufficio, perché sono persone che attualmente, se non conoscono Gesù, sono persone morte che stanno camminando, perché è quello che a cui andranno incontro. Quindi, infine, abbiamo visto che Cristo è degno di essere il nostro esempio. Non esiste, ripeto, non esiste, e ripeto, non esiste per i giovani esempio più grande del Signore Gesù. Non esiste personaggio nella vita fuori, esistito, politico, musica, sportivo, informatico, web, youtuber, oggi vanno molti youtuber, non esiste youtuber più grande di Gesù. E quindi
un predicatore americano puntava, ha ascoltato una predica sua, non so se lo conoscete, John Piper. Ok? Non sprechiamo la nostra vita. Perché il problema è che se noi abbiamo un esempio sbagliato, sprechiamo la nostra vita, perché prendiamo quelle caratteristiche, le vogliamo mettere nella nostra vita, cose che magari non onorano il Signore, che non direttamente replicano la volontà di Dio, e quindi stiamo sprecando la nostra vita. Se io sono credente e Cristo è il mio esempio e voglio seguire il Signore, ma dico, ok, però quel cantante non è che è proprio l'anticristo, ha una musica un po' particolare, sì, il testo delle canzoni sono un po' di dubbio gusto, perché dicono questo, questo e quest'altro, già automaticamente secondo me è meglio ascoltarsi della buona musica cristiana, perché quella musica ti può influenzare, e perché chi ti sta intorno, quando sente la musica che piace a te anche per la prima volta, pensa, allora lui pensa così, allora lui come credente pensa che va bene quel modo di dire, di fare, di agire, di comportarsi nella propria vita, e diventa non una buona testimonianza, perché tu realmente nel tuo cuore non sei così e non vuoi dire agli altri che sei così. E lo stesso vale per cantanti, tutte le categorie. Pensa che impatto possiamo avere se noi abbiamo l'opportunità di portare un collega in macchina e invece di ascoltare Lazio News, se esiste. Lazio Style, ecco. Ci hanno pure uno stile, poveri. Di ascoltare una radio cristiana, con della buona musica cristiana. Allora, possono succedere due cose. Uno, posso chiedere, Marco, ma tu ti stai ascoltando questi qua della Lazio, perché la domenica scorsa avete perso? No, era sabato, avete perso il derby. Ma non c'è stato, perché io l'ho cercato la partita, domenica non c'era. Non l'hanno fatto. Avete perso il derby, quindi non è buono. Pensate invece, ascoltando della musica cristiana, oppure una emittente cristiana, ti dice, no, ma tu credi in quello? Quel fratello, quella persona ha detto che Cristo ha fatto una determinata cosa, oppure quella canzone mi piace proprio, e da lì avere la possibilità di testimoniare. Noi dobbiamo, Cristo vuole questo, unità nella coppia, nella famiglia, specialmente i nostri figli, anche con noi genitori, benché, pensate, qui lo dico e tu non ascoltare, anche i genitori sbagliano, quindi però Cristo vuole che ci sia unità in Lui, che nella famiglia si preghi, che nella famiglia si legga la parola del Signore, che ci sia possibilità di comunicare, che ci sia amore e rispetto l'uno verso l'altro, dei figli verso i genitori e dei genitori verso i figli. È così al lavoro, è così anche nelle chiese. Quindi unità in famiglia, ed è questo uno dei principali campi di battaglia oggi del maligno. Vuole dividere le famiglie, perché dividendo le famiglie disgrega quella base che Dio aveva visto, che Dio aveva voluto, quella, ossia che la donna lasci la sua famiglia, l'uomo lascia la sua famiglia, si uniscono insieme e diventano una carne. Quindi questo era nel disegno di Dio, è l'obiettivo del maligno, è quello di dividere, di distruggere la volontà di Dio. Unità in famiglia, una bella famiglia, sembra quasi quella del mulino bianco dove tutti sorridono, è così. Non è sempre così, ho preso un bel esempio e incoraggiato, non è sempre così, ma c'è da lavorare, c'è da combattere, però questa è la volontà di Dio. Uniti nella parola. Se questa è la base, se questa è la base che ci unisce, oltre alla salvezza in Cristo, però Dio si è rivelato in questo libro, dobbiamo essere uniti in quel libro. Una delle prime cose che, quando ho l'opportunità di testimoniare, è, dico, chi è Cristo per me
è che la parola di Dio è la guida nella mia vita. E quindi noi abbiamo bisogno di essere uniti in questo libro, specialmente nella Chiesa. Non significa quindi uniti nella parola che solo uno deve conoscere a memoria Antico e Nuovo Testamento in andata e ritorno, e quindi gli altri sono spettatori per ricevere, ma significa conoscerla tutti. Perché se io devo essere unito con Jonathan nella parola di Dio e vogliamo parlare della parola di Dio, dobbiamo conoscerla. Quindi che sia un incoraggiamento a tutti noi di leggerla, di avere un momento quotidianamente, 10 minuti. Quanto tempo spieghiamo? Ma 10 minuti nel pregare e leggere la parola di Dio ogni giorno, vi assicuro che lo possiamo trovare. Uniti nel adorare, adesso qui è andato via, però c'è scritto uniti nel adorare. La nostra adorazione non vada fuori dall'adorare Cristo, Dio, nostro Salvatore. Non vogliamo adorare altre entità, altri dei, come oggigiorno facilmente si fa. Quando si dicono, quando nelle lettere o nell'Antico Testamento si parla di altri dei, sembra una cosa così lontana, vecchia. E viviamo invece in una cultura in cui ci sono più divinità che tutto l'Antico Testamento messo insieme. Esiste lavoro, macchina, il sesso, qualsiasi cosa, la gente divinizza, la loro vita va in quella direzione, va focalizzato su quel percorso e unitamente su quello. Dobbiamo essere uniti nell'adorare l'unico vero Dio. E infine, uniti nel pregare. La preghiera, come è scritto, può, qualcuno di importante ha detto che la preghiera può smuovere le montagne. A volte ci manca un po' di fede, no? Come un granello di seno, se ne avessimo così tanto almeno. Della potenza della preghiera, della preghiera di intercessione, l'uno per l'altro, della preghiera di adorazione, di ringraziamento. Dovremmo trovare dei momenti in cui pregare quotidianamente noi da soli, ma magari anche con qualcuno della famiglia, con qualcuno della chiesa, pregare, adorare il Signore. Questa immagine mi piace perché sono dei fratelli ebrei messianici che si uniscono nel pregare abbracciandosi, proprio per dare quel senso di unità e di andare insieme davanti al Signore. Quindi vediamo tante sfaccettature dell'unità che Gesù come esempio vuole che noi acquisiamo. E quindi in conclusione possiamo prenderci come slogan, come motto da tenere bene in mente, che Cristo vuole che noi siamo uniti in Cristo, con Cristo e per Cristo. Preghiamo. Oh Signore, veniamo davanti a te, buon Padre, vogliamo ringraziarti per tutto quello che tu ci hai donato. Grazie, oh Signore, perché se noi siamo qui è perché tu un giorno hai mandato il nostro Salvatore su questa terra. Grazie Gesù, perché il tuo amore è stato così grande per me. Grazie perché tu sei morto per me. Tu sei salito su quella croce pensando a me che non ero neanche ancora nato. Grazie Gesù. E ti prego, Signore, affinché tu possa aiutare ognuno di noi ad avere te sempre come esempio nella nostra vita. Aiutaci, oh Signore, affinché noi quando usciremo da questa sala possiamo riflettere sulla tua parola,
possiamo chiederti umilmente, Padre, lì dove non c'è luce ancora, lì dove c'è qualcun altro o qualcos'altro che è un esempio, noi possiamo cambiare. Tu ci possa aiutare a cambiare. Oh Signore, noi ti ringraziamo, vogliamo essere avere te unicamente come esempio. Vogliamo essere una luce in questo mondo così buio. E così, Padre, ti vogliamo pregare per l'unità delle nostre famiglie. Proteggi le nostre famiglie, proteggi i nostri figli. Ti preghiamo, Signore, per l'unità nelle nostre chiese. Grazie, Signore, perché nel tuo disegno benevole tu hai voluto che ci fossero delle chiese in cui persone umili possano amarsi l'un l'altro, incontrarsi, capirsi, adorarti e crescere in te e insieme come un'unica voce, un unico corpo adorarti, avere te come esempio e fare la tua volontà. Benedici la chiesa di Montefiascone, Padre. Benedici ogni membro di questa chiesa, Padre. E ringraziamo che tu hai messo una luce a Montefiascone. E ti prego, Signore, affinché le persone che vedono questo locale possano essere incuriositi, possano essere incuriositi e avvicinarsi. Ti prego, Signore, quando vedono i fratelli e le sorelle di questa chiesa, nel modo in cui loro interagiscono, si amano, possono rimanere incuriositi, possono avere una sana, santa curiosità di capire che cos'è che li unisce, che cos'è che guida la loro vita. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.